Ragazzi, buongiorno. Questa mattina iniziamo il video in maniera un po' particolare. Siamo partiti dalla struttura che ci sta ospitando qua a Montevideo. Abbiamo fatto 4 km a piedi, non ve l'abbiamo mostrato, ma poi lo faremo strada facendo perché avevamo un po' d'ansia in quanto ci troviamo all'interno del palazzo Wave Logistic, perché qua dobbiamo iniziare le pratiche per riprendere la nostra Pernerona. Il tratto di strada ci ha portato fino alla Ciudad Vieja, che sarebbe la parte vecchia di Montevideo. Ve la mostreremo ritornando su. Adesso concedeteci un attimo di pausa per... È più importante la moto. Andiamo a vedere. Wave Group Logistic. Ok. La scena. Ufficio bellissimo, iniziamo bene. Sì, addobbato con gli addobbi natalizi, con l'albero. Adesso aspettiamo Rashida. Primo step, fotocopia del libretto, fotocopia della patente internazionale. Ora dobbiamo andare all'immigrazione per prendere un certificato per poter sdoganare la moto. Ci accompagnerà Jessica. Lei. Ci entriamo tutti, il più grosso sono io qua. Ci sei? Sei pronta? Sì, arrivederla. Ma oggi no. Sarà difficile. Oggi non ce la faremo. Ci hanno detto all'incirca 24 ore per ritirarla, ma lo faremo insieme. Per la prima volta abbiamo anche una guida locale. Primera vez? Sì, primera. Montevideo e in Uruguay. Dos días. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Cómo? ¿Les gustó? Sí, mucho. Montevideo es la punta carreta. Ah, ok. ¿Y si van a pasear por Montevideo o ir a otro departamento, Maldonado, sí, sí, Colonia? Sí. Colonia del Sacramento. Exacto. Y bueno, después Punta del Este también. Punta del Este. Punta del Diablo. Punta del Diablo, Rocha, es hermoso. Exacto. Hay una reserva natural muy linda, Cabo Polonio. Sí, me encanta. Appena usciti dall'ufficio immigrazione non ve l'abbiamo potuto far vedere perché all'interno non si può riprendere. Comunque, certificato in mano. Dalla Repubblica Orientale dell'Uruguay, che è il nome ufficiale dell'Uruguay, e adesso lo riporteremo a Rashida, all'ufficio di Rashida, per far partire la pratica che libererà finalmente la Tenerona entro circa 24 ore, speriamo. Perché la Tenerona si dovrebbe trovare, vedete là in fondo dove ci sono quei container? Da quelle parti, perlomeno speriamo. Domani ve la mostreremo. Esatto, perché siamo vicino al porto. Siamo nella Ciudad Vieja che termina proprio sul porto di Montevideo. Jay? Sì, stiamo tornando verso l'ufficio di Rashida. Sempre all'interno della Ciudad Vieja, che inizia praticamente da questa porta che si trova di fronte a noi. Questa qua. Mentre gli uffici si trovano qua sopra. Eccoci. Piso 5. L'ascensore più lento del mondo. Eccolo qua. Risonante. La mia dimestichezza con le porte si fa riconoscere in qualsiasi angolo del mondo. Anche in Sud America. Grazie. No, disculpe o... Questa era Sheila, la nostra assistente. Bravissima. Perdona. Sara che ne approfitta. Certo. Ok.
Dobbiamo pagare? Sì. Okay. Come si dice, anche questa è fatta? Come si dice? E comunque ci hanno detto che speriamo che domani liberino la Tenerona, altrimenti miércoles e mañana. O mañana la tarde, cioè domani nel pomeriggio, o miércoles mañana, cioè mercoledì mattina. Incrociamo le dita finché sia domani. Il documento di Sara l'ha preso comunque Rashida, perché anche lei in questa maniera può venire in porto insieme a me a ritirare la moto insieme. Usciamo e godiamoci la Ciudad Vieja. Sì, perché oggi è una giornata abbastanza intensa, forse lo si capisce anche dal mio volto. Eh sì. Ieri abbiamo mangiato in casa, non ve l'abbiamo mostrato, però lo faremo perché Sara è una cuoca eccezionale, ma oggi, dopo tutto questo trambusto, ci siamo concessi merluza, cioè il merluzzo, e purè de cavalesa, cioè purè di zucca. Eccolo qua, vado con l'assaggio. Pranzo spolverizzato alla modica cifra di 22 euro totali, 11 euro a testa. Abbiamo conosciuto una bellissima coppia italiana che fanno 6 mesi in Italia, 6 mesi qua, quindi praticamente evitano tutto l'inverno. Ma ora vi facciamo vedere la piazza principale e vi lascio la parola a me. Cioè, io volevo semplicemente dire che siamo appena usciti da quella porta che delimitava un po' l'ingresso alla Ciudad Vieja, anche se questo dove siamo noi adesso, cioè in Plaza Independencia, è sempre considerato parte della Ciudad Vieja. Questa appunto è Plaza Independencia, c'è la statua di José Gervaso Artigas, che è considerato un eroe politico e militare uruguaiano, che agì durante appunto la guerra d'indipendenza e a favore del federalismo uruguaiano. Alle nostre spalle c'è anche il palazzo Tarranco, cioè il palazzo di proprietà della famiglia Ortiz de Tarranco. Oggi ospita un museo di arti decorative, però è considerato uno dei palazzi importanti proprio della città di Montevideo. Concludo salutando Celia o Celita e Pietro, che abbiamo conosciuto e ci siamo lasciati i contatti, perché per qualsiasi cosa lei ci ha detto mi scrivi. È una signora che ama la notte, fa tardi la notte come me, non si alza al mattino, vorrebbe alzarsi sempre alle 11:30 come vorrei fare io. Ci siamo adorate dal primo momento, li salutiamo e ma tanto ci sentiremo verso casa. Detto questo, noi ce ne torniamo verso la nostra abitazione, anche perché qua a Montevideo abbiamo capito una cosa: sia ieri che oggi il meteo è molto variabile. Ieri c'erano 34 gradi, oggi ce ne sono 24. Ci sembra un po' di stare a Melbourne in Australia, in un giorno 4 stagioni. Adesso passeggiata digestiva, perché da qua alla nostra abitazione sono circa 5 km, quindi anche oggi come ieri circa 12 km di cammino. Andiamo ragazzi. Puoi reinquadrare Artigas? Ha inquadrato, perfetto. Allora possiamo proseguire. Artigas, ci vediamo i prossimi giorni. Pausa ristoro. Allora, non capivo, pinaca, pinaca e spinaca, cioè spinaci. Ok, li abbiamo comprati. Stavo per prendere il broccoletti di Bruxelles, mi ha detto no, senti, l'odore è cattivo, passò, no, non sono buoni, quindi non me li ha fatti prendere. Mi fido di lui, probabilmente torneremo. Quindi stasera per cena? Cuociamo intanto gli spinaci, poi può darsi che ci facciamo anche una frittatina con gli spinaci. Tornati a casa! Siamo quasi, ragazzi.
Tra l'altro siamo tornati dal nostro fruttivendolo di fiducia che ci ha regalato l'aglio per fare la frittatina, quindi torneremo. Iniziamo a prendere i contatti giusti. Adesso ragazzi è caldo e freddo insieme, quindi non sappiamo se spogliarci o vestirci, però adesso andiamo verso casetta. Casa nostra è questa qua. Questa sera, dopo il pranzo di oggi, siamo tornati alla normalità, cioè cucina in casa. Cosa ha fatto la nostra cuoca provetta? Allora, abbiamo fatto frittata con spinaci, pinaca, mi dicevano pinaca, io non capivo, però poi alla fine ci sono riuscita, pinaca, spinaci e patate rosse in padella. So che è strano che io le abbia cotte qua, ma ragazzi abbiamo a disposizione solo queste due pentole, quindi ci si arrangia. Prima ho scottato i pinaca e poi ho fatto la frittata. Però abbiamo trasformato la nostra piccola cucina in una cucina sembra da camper. Esatto, ma c'è una dispensa che ci servirà per questi 10 giorni qui a Montevideo. Quello che avanzerà porteremo con noi, cercheremo di portare con noi quando riusciremo a prendere, a liberare la tenerona. Dai. Ci riusciremo, ragazzi. Per ora vi auguriamo buon appetito, perché noi dobbiamo mangiare, anche se a casa nostra sono le 23:20, perché sono qui adesso le 7:20 di sera. Sta un po' piovendo, ma tutte le sere fa così qua. Sì, fa così, cioè abbiamo visto che per 2 sere consecutive il cielo si annuvola e viene pioggia, però insomma siamo a inizio estate. Fa fresco, si sta bene. Buon appetito. Ecco la nostra piccola tavola. Sara dice piatto unico con olio. Olio extravergine di oliva da 250 grammi che costa 5,60 euro, neanche la benzina costa. Però per il momento non possiamo farne a meno, poi vedremo nel corso dei mesi. Se qualcuno di voi ha qualche suggerimento, abbiamo toppato nell'acquisto di questi piselli in scatola perché non c'è apertura pizzato e non abbiamo apriscatole disponibili. Se qualcuno di voi ha consigli, fateceli consumare. Qualcosa ho in moto, ma la moto ancora sta in porto. Io ho appena finito di montare un video, infatti mi vedete con gli occhi fermanti. Poi vi faccio vedere la postazione di lavoro perché è piccolissima ma carinissima. Comunque urge video sul pippone, sul costo della vita qua in Uruguay. Ieri siamo stati al supermercato, non ve l'abbiamo fatto vedere. Comunque ci siamo resi conto che qua la vita non è proprio economica. Ripeto, video sul pippone in arrivo, adesso mangio anch'io. Stavo quasi per dimenticarmi, questa è la nuova postazione di lavoro qua a Montevideo. Casina piccolina, infatti qua c'è la scrivania e in fondo c'è la cucina con Sara sul tavolo che mi sta rubando tutta la cena. Andiamo a far cena? Take it to the big sea.